Eccoci qua. Amen. Ok. Sì, si vede bene. Ok. Amen. Ok, cari amici, vogliamo cominciare subito. Non trovo la... Non trovo dove sta l'orario. Eccolo qua. Tempo trascorso, un minuto. Ok, perfetto. Cominciamo subito. Allora, salve cari amici. Eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Gloria a Dio. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Siamo felici, contenti di tornare nuovamente con voi. È già un po' di tempo che stiamo citando questo meraviglioso capitolo numero 21 dell'Apocalisse, libro molto bello, molto importante, molto determinante per la Chiesa di Gesù Cristo. Bene, allora, ricordo che, come già detto, all'inizio della mia conversione mi fu rivelato da parte del Signore, questa storia io già l'ho raccontata, il capitolo numero 24 di Matteo. Ricordo che io praticamente ero nato di nuovo da poco, leggevo il capitolo 24 e man mano che lo leggevo lo capivo. Tant'è che ho pure raccontato che ne parlai, insomma, con qualcuno di quello che io avevo capito, e a quanto pare non era stato molto ben digerito, ma io rimasi sereno e tranquillo, insomma, anche se non è che sono pai di felicità, però insomma, comunque tutto sommato, in modo generale, restai tranquillo e sereno. E poi passarono gli anni, molti anni, e poi mi ritrovai da grande, spiritualmente parlando, che appunto nel mio piccolo, insomma, predico e insegno la parola di Dio. E infatti il Signore volle che io ho fatto un video, che lo trovate dentro al canale, intitolato proprio Matteo capitolo 24. È un video molto importante ed è un capitolo determinante, perché ci aiuta a capire molte verità bibliche, fra cui appunto la disposizione non cronologica dei versi della parola di Dio. Normalmente la parola di Dio non è cronologica, però ci sono tantissime eccezioni dove la parola di Dio è cronologica. Ad esempio, i capitoli dell'Apocalisse sono cronologici. Ora, in questa cronologia ci sono delle finestre che vengono aperte, benissimo, e quindi si fuoriesce da quel momento storico. Ora, a distanza di molti anni, tantissimi anni, invece mi fu rivelato, gloria a Dio, un altro capitolo della parola di Dio, ed è il capitolo numero 21 dell'Apocalisse, che per la grazia di Dio andremo a visitare in questo giorno. Benedetto è il nome del Signore, santo, santo, santo. Ora, tutto quello che diremo noi l'abbiamo tratto dalla parola di Dio, perché, come già detto, la parola di Dio spiega se stessa. Ora, più si va avanti nella conoscenza del Signore, della sua parola, dell'opera sua, del mondo spirituale, dei mondi spirituali, perché c'è, come dire, c'è il regno della luce, ma c'è anche il regno delle tenebre. Bene, quindi più si va avanti in questa conoscenza e più appunto apprendiamo, più conosciamo la parola di Dio, e più lo Spirito Santo ci dà nuovi strumenti per poterla capire, anche per poterla insegnare. Benedetto il nome del Signore nel nostro piccolo. Quindi noi vi mostreremo in questo video come questo capitolo 21, che trovate aperto davanti al vostro desktop, no, trova la sua spiegazione
all'interno della stessa parola di Dio, che va dalla Genesi all'Apocalisse. Quindi, per capire la parola di Dio, devi conoscere la parola di Dio e devi andare a utilizzare, ok, il miglior commentario biblico al mondo, che, come già detto, ve n'è solo uno, ed è la Bibbia stessa. La Bibbia, la parola di Dio, è il miglior commentario biblico che esista sulla faccia della terra. Infatti, noi vi mostreremo verso dopo verso, alla luce del contesto biblico, che va, come già detto, dalla Genesi all'Apocalisse. Benissimo. Ricordiamo che Apocalisse 21 è un argomento biblico. E come tutti gli argomenti biblici, se è un argomento biblico, e come già detto lo è, va insegnato, va predicato, va esposto, dove? Ovunque. Ovunque. Dietro una webcam, su un pulpito, quando ci si riunisce in qualche casa, anche quando si sta per la strada. A me, io sono dell'idea che quando uno sta in mezzo alla strada, vuole predicare, ognuno fa come crede, come si sente o come ti dice il Signore. A me piace anche mettermi, no, con la Bibbia aperta, leggere un passo, spiegarlo, soprattutto passi apocalittici. Io la penso così. Poi ognuno ha le sue idee e ognuno di noi dovrà rendere conto a Dio. Benedetto è il santo nome del Signore. Bene, allora, senza indugio, vogliamo iniziare. Tutto quello che diremo, faremo, leggeremo, lo diremo, lo faremo, lo leggeremo, sempre nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo. Amen. Signore, guidaci, Padre, con lo Spirito Santo, aiutaci a esporre la Tua parola rettamente. Guida, Signore, quello che diremo, Signore. Compungi i cuori, Padre. Sì, Signore, apri le menti, apri gli animi, Signore. Ogni cosa te la chiediamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Bene, caro amico, benvenuto. Se non mi conosci, appunto, il mio nome è Alessio Evangelisti, troverai molti altri video di questo genere. Abbiamo già visitato altri capitoli dell'Apocalisse, non l'abbiamo fatto in maniera schematica, prima il capitolo 1, 2, 3, no, come ci sentiamo. Poi alla fine faremo, quando li avremo fatti tutti, se li faremo mai tutti, se faremo in tempo, se il Signore non torna prima, faremo un video dove li raccoglieremo, dove raccoglieremo tutti i link sotto la descrizione. Benedetto è il santo nome del Signore. Comunque già ne abbiamo fatti diversi di video sull'Apocalisse. Bene, allora, non leggerò tutto quanto, per poi iniziare a commentarlo per motivi di tempo. Quindi leggerò un verso e poi lo commenterò. Allora, è un capitolo importante, quindi vi prego di mettervi comodi e abbiate pazienza, la pazienza di Dio. Dice il Signore nella sua santissima parola: poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati, il mare non era più. Ok. Allora, si esamina normalmente, nei limiti del possibile, parola per parola, e andremo piuttosto a prendere quelle parole che più ci interessano a noi in questo momento. Ora, intanto, l'Apostolo Giovanni, che ricordiamo, rappresenta la Chiesa rapita, è stato portato al futuro e lui vede, infatti lui dice io vidi, cioè lui in quel momento vedeva, quindi io vidi. Quindi l'Apocalisse, interessante notare che, essendo un libro profetico, futurista, non parla al futuro ma parla al presente oppure al passato, per descrivere il futuro. Questa è la parola di Dio. Benedetto è il santo nome del Signore. Poi, ecco qui quello che vi ho detto prima, l'Apocalisse è cronologica, vedete, molto cronologica. Ci sono, no?
i sigilli, ci sono le trombe, ci sono le coppe, quindi è tutto cronologico, quindi non ti puoi sbagliare. Ripeto, in questa cronologia si aprono delle finestre che ti portano fuori da quel momento. Quindi poi vidi. Quindi l'apostolo Giovanni vede. Ora noi dobbiamo stabilire una cosa molto importante quando ci accingiamo a leggere la parola di Dio. Allora, dobbiamo decidere se credere alla parola di Dio o se non credere alla parola di Dio. Ora, lasciamo stare quello che si dice. Quello che si dice trova il tempo che trova, perché tante cose si dicono, ma poi non corrispondono all'atto pratico, perché il Dio, è scritto, conosce i cuori. Vedi Geremia 17. Bene. Quindi Dio conosce il cuore, quindi tu puoi dire quello che vuoi, ma Dio ti giudica oltre per quello che dici, ma anche per quello che senti, per quello che credi, perché la salvezza è per credere, per fede, ed è una grazia. Quindi dobbiamo stabilire se noi crediamo alla parola di Dio o non vi crediamo. Allora, se non vi crediamo, lasciamo stare. Ma se vi crediamo, e ci dobbiamo credere, dice il Signore, noi dobbiamo accettare quello che c'è scritto, anche quando non lo capiamo. Quindi l'apostolo Giovanni dice vidi. Quindi se l'apostolo Giovanni vede, racconta quello che vede. E se racconta quello che vede, noi dobbiamo accettarlo, così come è scritto. Quindi se, ipotesi, l'apostolo Giovanni vede vede un albero, ok? Ti dirà, ho visto un albero, ok? Non ti dice, ho visto un albero, ma non è che lui vede un albero e ti dice, no, ho visto una colomba. No, se ti dice, ho visto un albero, Giovanni ha visto un albero. Se ti dice, ho visto un angelo, ha visto un angelo. Punto. Se ti dice, ho visto un libro, ha visto un libro. Punto. Cioè, da qui non se ne esce. Quindi, quello che è scritto. Quindi, è letterale, anche se può avere più significati. Questo è un altro discorso. Amen. Questo sì. Gloria a Dio. E lo vedremo strada facendo. Quindi, poi, cronologia, vidi, testimonianza, no? Molti dicono erroneamente, mai nessuno, perché sono miscredenti, no? Vogliono vivere una vita di lascivie, di peccati, di assenza di Dio, per giustificarsi, per mettere la testa sotto la sabbia come lo struzzo, dicono, ma sai, mai nessuno è ritornato, mai nessuno è salito ed è ritornato. Ora, se noi conosciamo la parola di Dio, gli possiamo tranquillamente rispondere e dire no, tu sei un analfabeta biblico, tu sei un miscredente, perché due persone sono andate e sono anche tornate. Uno è stato Paolo, l'altro è stato Giovanni. E uno dei due ci ha anche detto, raccontato, lasciato nero su bianco, scritto quello che ha visto, quello che ha veduto e quello che vedrà la Chiesa di Gesù Cristo, perché Giovanni rappresenta la Chiesa rapita. Vidi un nuovo cielo, quindi ci sarà un nuovo cielo, e vidi una nuova terra, quindi ci sarà una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati, quindi il primo cielo passerà al futuro, ma lui lo mette al passato, erano passati, vedi? Quindi il primo cielo passerà, il primo cielo è quello nostro, dove abbiamo l'atmosfera, no? Quindi il primo cielo passerà. Il secondo cielo, che è l'universo, ok, non passerà. Questo la Bibbia lo dice nero su bianco. Quindi a questo noi non ci aggiungiamo nulla. Qualcuno potrà fare la domanda del milione, ma durerà per sempre il secondo cielo? Ecco, nessuno ha la risposta, perché la Bibbia non ne parla e quindi a noi non ci deve interessare. Può essere di sì, può essere di no, queste sono cose di Dio, appartengono a Dio e quindi non sono per noi oggi, perché più che altro il Signore centra
farci entrare la nostra attenzione su quello che è la salvezza. Ecco perché ci parla del futuro, di dove andremo. Ecco perché dobbiamo conoscere il futuro. Ecco perché l'uomo, l'essere umano, ha sempre voluto cercare il futuro, ma nel posto sbagliato. Va dai negromanti, dai satanisti, dai massoni, da tutta sta gente persa nelle tenebre, che l'unica cosa che può fare è ingannarti. Mentre invece il futuro, l'umanità ce l'ha disponibile nero su bianco, qui, in questo libro meraviglioso chiamato La Bibbia, la parola di Dio. Benedetto è il nome del Signore. Aspetta che voglio prendere qui la tastiera. Ok. Allora, interessante notare come la Bibbia spiega la Bibbia. Io voglio andare a prendere Isaia 65. Eccolo qua. Lo faccio un pochino più grande. Dice al verso 17, perché ecco, io creo nuovi cieli e creo nuova terra e le cose di prima non saranno più rammemorate e non verranno più alla mente. Benedetto è il santo nome del Signore. Bene, se tu leggi qua nel capitolo 65, noi abbiamo letto il verso 17, nel capitolo 65 al verso 1 dice: io sono stato ricercato da quelli che non domandavano di me. Io sono stato trovato da quelli che non mi cercavano. Io ho detto alla gente che non si chiamava del mio nome: eccomi, eccomi. Qui sta parlando dei gentili. Lasciate stare quello che dicono gli ebrei pseudo-messianici. Sottolineo il termine pseudo. Io non ce l'ho con gli ebrei messianici, ci mancherebbe. Ce l'ho con gli ebrei pseudo-messianici, che è un'altra roba. I pseudo-messianici sono i messianici falsi, che saranno pure ebrei, ma sono messianici falsi. Essendo messianici falsi, dicono: no, qui si riferisce agli ebrei dispersi fra le nazioni. Bugia del diavolo. Qui si riferisce ai gentili delle nazioni. E ci sono altri mille passi dove la salvezza viene annunciata, profetizzata per i gentili. L'apostolo Paolo è stato apostolo per i gentili in virtù di quello che era scritto, e la Chiesa viene da tutte le nazioni, in primis ovviamente la nazione ebraica, ovviamente in primis, ma in primis non significa superiorità, significa solo cronologia. Cronologicamente parlando doveva iniziare da loro, perché in primis da loro, perché il Cristo è nato da loro. Gloria a Dio. Bene, quindi se questo qui verso capitolo 65 si riferisce ai gentili, quando qui dice 17, io creo nuovi cieli e nuova terra, sono compresi in questi nuovi cieli e nuova terra la salvezza. Si parla di salvezza, di terra nuova. Le cose di prima non saranno più rammemorate, quindi c'è vita perché c'è memoria, ok? Si parla per tutte le nazioni, ovviamente compresi gli ebrei che crederanno. Quindi, siccome qui troviamo la concretizzazione di questa profezia di Isaia 65 e non solo, è chiaro che questo nuovo cielo, questa nuova terra, ok, è per tutte le nazioni. In primis, ovviamente, gli ebrei che crederanno in Gesù Cristo. Che crederanno per davvero, no? Che dicono di credere e poi non credono, no? Molto, molto importante. Bene, se volete altri passi, oltre al 65 c'è il 66. Il 66, il verso 22 dice: perciò che siccome i nuovi cieli e la nuova terra che io farò saranno stabili nel mio cospetto, dice il Signore, così ancora sarà stabile la vostra progenie e il vostro nome. Benedetto è il santo nome del santo Signore. Bene, quindi sia ebrei sia gentili, tutti quanti hanno diritto, hanno accesso a questi nuovi cieli, a questa nuova terra, ok? Hanno accesso. Come? Beh, ce lo dice il contesto biblico, che Dio ha tanto
tanto tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque creda in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Giovanni 3, verso 16. Ma ahimè, gli uomini, poi dirà più avanti, hanno amato, hanno preferito le tenebre che alla luce. Ecco perché pochi sono quelli che si salvano, piccola è la greggia. Benedetto è il santo nome del Signore. Pietro, nella sua seconda epistola, verso 3, dice al verso numero 13, secondo la promessa d'esso, noi stiamo aspettando nuovi cieli, nuova terra, nei quali giustizia abita. Quindi noi vediamo che 750 anni avanti Cristo era stato profetizzato questo, perché Isaia sta intorno al 750, al 700 avanti Cristo. Poi verrà Pietro, che nuovamente riprenderà questa profezia, quando ancora Pietro non sapeva nulla dell'Apocalisse. Perché? Perché l'Apocalisse è stata data a Giovanni quando aveva circa 90 anni, e insomma intorno al 90, al 95 dopo Cristo, e quindi Pietro già non c'era più. Praticamente Giovanni è stato l'ultimo apostolo. Eppure la parola di Dio ci incomincia, ok, a dare delle grandi rivelazioni. Infatti l'Apocalisse è la rivelazione per eccellenza, perché è la rivelazione che chiude il canone biblico. Infatti Apocalisse viene chiamata anche rivelazione. Bene, quindi viene creato un nuovo cielo, e quindi viene creata una nuova terra. Perché viene creato un nuovo cielo e una nuova terra? Perché il peccato è la morte. E quindi il peccato, essendo la morte, è la distruzione. Ha distrutto tutto, tutto. Quello che noi dobbiamo capire è che il creato, con quello che il mondo, con quello che contiene, è stato creato per l'uomo, affinché potesse essere soggiogato dall'uomo. Ma ahimè, l'uomo si è fatto soggiogare dal creato. Vedi il panteismo, no? Che cos'è il panteismo? Il panteismo è l'adorazione, ok, diretta o indiretta del creato. E questa roba è antichissima. L'uomo che adora il sole, l'uomo che adora la luna, l'uomo che adora il vento, l'uomo che vede Dio nel vento, vede Dio nel creato, nelle pietre, si mette lì a meditare per ascoltare, oppure l'uomo che adora gli animali, vedi gli antichi egizi, come adoravano il vitello, adoravano il gatto e tantissimi, l'aquila, gli uccelli e tantissimi altri animali. E oggigiorno, oltre che ci sono ancora queste religioni, vedi l'induismo e tante altre, dove hanno dei templi, no? Pieni di topi, ripugnante, dove tu entri in questi templi e la gente gli dà da mangiare a questi topi, si inchina, si inginocchia, no? Si prostra davanti a questi topi per adorarli, no? Direbbe un cattolico, no? A noi ci inginocchiamo davanti alle statue, ma non adoriamo mica, sai? Ora, gli vorrei chiedere a questi cattolici se quelli che si inchinano e si prostrano davanti ai topi se stanno adorando oppure non stanno adorando. Interessante. Vediamo se hanno due pesi e una misura, o due pesi e quattro misure. Questo non vuole essere un discorso provocatorio, semplicemente è un discorso d'amore per far riflettere. Noi vi vogliamo far riflettere. Tutto qua. Se non lo volete accettare, andate in pace. Che Dio vi benedica. Benissimo, quindi l'uomo si è sempre fatto soggiocare dal creato. Ancora oggi le bestie, gli animali, anche qui in Occidente, sono diventati i nostri padroni, no? A me fanno ridere quelli che una volta non era così, centinaia di anni fa, come oggi, no, assolutamente, i cani che comandano in casa, il cane, il gatto che conta più del marito o della moglie o dei figli, gente alle 5 di mattina per strada,
dietro al cagnolino a fargli fare la pipì, la pupù, la popò, la pepè. E lì, come, cioè, quando il cane dovrebbe essere un qualcosa di utile all'essere umano, non che ti rende schiavo, tipo c'hai la campagna, c'hai del terreno, ti servono, i cani sono utilissimi, altro che, ma dentro un appartamento, 4 cani, 7 gatti, 12 gatti, pazzesco, gente che spende 3, 4, 5 mila euro per un animale, queste cose vengono da Satana. E chi fa queste cose certamente non ha l'intelligenza di Dio, la saggezza di Dio, spendere 4-5 mila euro. E io queste cose non ve le racconto perché le ho sentite dire. No, no, io queste cose le ho viste e le vedo. Con questi occhi le vedo. Non vi sto raccontando qualcosa che leggo sul giornale. No, vi sto raccontando qualcosa che io nella vita le ho viste queste cose. E quindi questo mondo è stato creato per l'uomo e l'uomo col peccato, praticamente ha distrutto il mondo verrà distrutto per colpa dell'essere umano, non per colpa di Dio, no, per colpa dell'essere umano, per la ribellione dell'essere umano. E il mondo è stato creato per l'uomo, non viceversa. Oggi l'uomo serve il mondo, serve gli animali. Persone che, questo è successo in Germania, una persona, ma chissà quante, si è sposata, questa persona, questo uomo, si è sposato con una capra. Io dico sempre capra, perché è vero, tanti sono capre. Bene, questo uomo si è sposato con una capra. In Germania mi pare che è successo. Ora, so che quello che sto per dire fa schifo, ma è la verità. Il matrimonio comporta l'unione tra, diciamo, le due persone. Bene, questo che si è sposato, questa capra, sicuramente farà quello che dovrà fare, no? Ma tu ti immagini che abominio, che schifezza. Bene, il nuovo ordine mondiale vi vuole portare, dico vi vuole, perché noi cristiani no, vi vuole portare ad accettare queste persone, a comprenderle, a compatirle, a dire siamo diversi, dobbiamo accettarci. Una volta queste persone si mettevano nel manicomio, adesso nel manicomio ci mettono i veri cristiani che denunciano queste cose, denunciano l'omosessualità, le lesbiche e tutto ciò. So che questi video presto o tardi verranno tolti e so che i canali cristiani arriverà un momento che ce li chiuderanno, io questo lo so, io sono pronto, sono già pronto, però nel frattempo che sono aperti, adesso abbiamo dovuto comunicare che i nostri video non possono essere visti dai bambini. In compenso internet è pieno di roba, no? Sanguinaria o roba erotica o tutte queste schifezze, no? Quello tutto a posto, quello guai chi dice qualche cosa, no, no. Benissimo. Quindi ci sarà una nuova terra, un nuovo cielo. Perché? Perché il peccato ha distrutto tutto. Bene, la prima terra erano passati. E poi dice, il mare non c'è più, non c'è più. Allora, il mare non vi sarà più. Ora, esaminando il tempo fa, io ebbi dei problemi, tempo fa, con questo, diciamo, con questa frase, ebbi dei problemi. E poi, riflettendo bene, qualcuno mi ha pure scritto una mail, mi ha dato delle delucidazioni, grazie, gloria a Dio. E poi io, investigando ancora di più, sempre nella stessa parola di Dio, sì, ho capito che il mare non è tanto il mare, quanto quello che rappresenta il mare. Ovvero, andiamo nello specifico. Se io vado a prendere Apocalisse, 13. Allora, Apocalisse 13 dice: io vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna, 7 teste, in sulle sue corna 10 diademi. Infatti noi vediamo che le corna rappresentano regni, rappresentano troni, le teste rappresentano nazioni. Quindi sì, lui veramente ha visto questo, però questo ha un significato.
Il mare rappresenta le nazioni. Se io vado in Apocalisse 17, al verso 15, dice, mi disse, le acque, vedi, le acque che tu hai veduto, dove siede la meretrice, sono popoli, vedi, sono moltitudini, sono nazioni, sono lingue, quindi il mare poi rappresenta, dice, le nazioni, rappresenta le genti. Che altro rappresenta il mare? Il mare rappresenta la morte. Allora, dice, il mare rende i morti che erano in esso, parimente la morte e l'inferno renderono i morti. Che altro rappresenta il mare? Rappresenta nazioni, popoli, rappresenta i morti, rappresenta il caos, le onde del mare che creano tumulto, no? Quindi rappresenta tante cose, tipo il Salmo 89, verso 9, dice, tu signoreggi sopra le alterezza del mare, quando le sue onde si innalzano tu le acqueti. Quindi il mare, quando qui dice il mare non c'era più, prendendo, ok, tutto il concetto biblico di ogni parola, quindi ogni parola venendo, essendo esaminata alla luce di tutto il discorso biblico, ci dà delle forti delucidazioni. Ora, tutto quello che noi stiamo dicendo, puoi essere d'accordo, puoi non essere d'accordo, può esserci anche qualche errore, ma dal momento in cui non abbiamo modificato il contesto biblico, il fondamento biblico, e quindi peccato non è. Quindi o sei d'accordo o non sei d'accordo, o è giusto o è sbagliato, non abbiamo intaccato il fondamento biblico. Benedetto è il santo nome del Signore. Quindi, come vedete, solamente in un verso ci sono tantissime cose che, se esaminate alla luce della parola di Dio, sono molto semplici. Potremo proseguire, potremo tornare, ritornare a esaminare parola per parola, potremo addirittura prendere il linguaggio originale e ci stiamo 6 mesi. Non è il caso. Allora, e dice, io, Giovanni, vidi, cosa vide? La santa città. Fermi tutti. Allora, abbiamo detto poc'anzi, ok? Noi crediamo a quello che c'è scritto o non vi crediamo. Okay. Allora, dobbiamo prendere la decisione. Allora, se vi crediamo, noi dobbiamo accettare quello che Giovanni ci dice. Giovanni è andato su e ci ha detto, io ho visto una città. Quindi domanda, che cosa ha visto il nostro fratello, l'apostolo Giovanni? Una città. Se Giovanni ci dice, ho visto una città, Giovanni ha visto una città, non ha visto un cammello, scusate la battuta. Ha visto una città, anzi, non una città, ma una santa città. Ora, interessante notare il nome santa. Ora, una città può essere santa? Una cosa può essere santa? Cosa significa santo? Appartato. Bene. E poi dice la nuova Gerusalemme. Fermi tutti. Che cos'è la nuova Gerusalemme? Ce lo dice la parola di Dio. Nell'antichità Gerusalemme, e ancora oggi, era ed è la capitale di Israele, dove risiedeva la Shekinah di Dio. Perché ricordiamo che Israele è il centro del mondo. Da un punto di vista geografico, se tu prendi la Pangea, la unisci tutta quanta, il centro del mondo, se prendi una mappa, il centro del mondo è Israele. E il centro di Israele è Gerusalemme. E il centro di Gerusalemme, dove sta il Tempio? Dove sta il Tempio? C'era anticamente il luogo santo, il cortile, il luogo santissimo. E nel luogo santissimo c'era l'arca. Nell'arca c'era la Shekinah di Dio, la presenza di Dio, dove fuoriusciva la parola di Dio. Quindi la nuova Gerusalemme è una città che non sarà più la Gerusalemme di ieri e di oggi,
ma sarà una nuova Gerusalemme in, sotto un nuovo cielo e in una nuova terra. E dice che questa nuova Gerusalemme scendeva dal cielo, quindi quando dicono che il Tempio scenderà dal cielo, lì, queste sono tutte sciocchezze o cabalistiche o talmudiche o non so da dove le tirano fuori, ok? Qui si parla di altra roba, qui si parla di la nuova creazione, cioè qui stiamo dopo il millennio, la parola di Dio ci parla di queste cose e noi insegniamo queste cose, punto. Noi non ci vergogniamo di insegnare quello che è scritto. Ora, scendeva dal cielo, da presso a Dio, quindi viene da Dio. Viene da Dio. Ed era concia come una sposa. Quindi lui vede una città, però dice che la città deve essere santa, ovvero che era santa, e dice che era concia, cioè vestita, era vestita come una sposa. Quindi vede una città. Però ci inizia a dare delle delucidazioni, appunto, alquanto delucidanti. Ed era adorna per il suo sposo. Chi è lo sposo? Nella scrittura lo sposo è Gesù Cristo. Ora a me non risulta che il Signore Gesù si debba sposare con una città. O a voi risulta che il Signore Gesù si sposerà con una città? Mi fate vedere dove sta scritto? Non mi pare si debba sposare con una città. A me la Bibbia insegna che il Signore Gesù si deve sposare con la Chiesa, che è vivente, non sono quattro mura, sono le anime che hanno creduto nel Signore Gesù e che sono risorte dai morti, perché il matrimonio si concretizzerà dopo la risurrezione, e quindi che il corpo è risorto per unirsi all'anima e allo spirito che nell'attesa della resurrezione dei morti si trovano nel terzo cielo. Quindi quando ci sarà la resurrezione dei morti, i corpi fuoriusciranno dalle tombe, quelli che saranno nelle tombe, quelli che ci avranno migliaia di anni, saranno sparsi chissà dove, nell'aria, nella sabbia, la loro polvere, ma sì, fuoriusciranno da sotto, dalla terra, andranno verso il cielo e dal cielo torneranno, dal terzo cielo, le anime che stanno nel terzo cielo insieme allo spirito e si ricongiungeranno. Questo è logico, no? Se il corpo sta sotto terra, l'anima e lo spirito stanno nel terzo cielo, ci deve essere questo ricongiungimento. Allora, quando l'uomo sarà completo, trino nuovamente, anima, corpo e spirito, ci sarà il matrimonio. Con chi? Con lo sposo. Quindi la Chiesa si sposerà con lo sposo che è Cristo. Amen. Quindi una città non si sposa. Però lui dice che vede una città. Andiamo piano. E poi dice, io udii una grande voce dal cielo che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popolo, e Dio stesso sarà con essi il Dio loro. Ora, questo discorso che abbiamo potuto leggere nel verso 3 lo riprenderà nuovamente nel verso 9. Questo lo vedremo dopo, ma intanto vogliamo portare alla luce alcune considerazioni bibliche. Allora, vogliamo andare, gloria a Dio, in Prima Corinti, capitolo 3, famoso, e anche il capitolo 6, Prima Corinti, capitolo 3, verso 16, dice: non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se alcuno guasta il Tempio di Dio, il Dio guasterà lui, perché il Tempio del Signore è santo, il quale siete voi. Quindi Dio abiterà in questa città, ecco perché è santa. Ma mica finisce qua. Se io prendo il capitolo 6, verso 19, lo ripete. Non sapete voi che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi, cioè dentro di voi,
e il quale avete da Dio, ecco qui, che qua abbiamo letto che veniva da Dio, eccolo qua, da presso a Dio, vedete? E qui lo ripete, il quale avete da Dio e che non siete a voi stessi, poiché siete stati comprati con prezzo, glorificate dunque Dio col vostro corpo, col vostro spirito, i quali sono, lo ripete, sono di Dio. Benedetto il santo nome del Signore. Ma questa cosa qua è un qualcosa di molto, molto antico. Se io vado in Esodo 29, Esodo 29 dice, al verso 45, dice, io abiterò nel mezzo dei figliuoli di Israele e sarò loro Dio. Essi conosceranno che io sono il Signore Dio loro, che li ho tratti fuori dal paese di Egitto per abitare nel mezzo loro. Interessante notare l'accostamento fra Apocalisse e Esodo, che Giovanni l'Apostolo vide la Nuova Gerusalemme. Qui ci troviamo nell'Esodo. Nell'Esodo c'era Mosè. A Mosè, ad egual modo, sarà mostrata la terra di Canaan, la terra di Israele. Gli sarà mostrata, ma non vi entrerà. La terra di Canaan rappresenta cosa? La Canaan celeste, l'Israele celeste, la Nuova Gerusalemme celeste. Quindi lui la vide, ma non vi entrò. Ad igual modo Giovanni vide la Nuova Gerusalemme, ma non vi entrò. E neanche da morto vi entrò, perché oggi le persone vanno su, ma mica vanno nella Nuova Gerusalemme. Vi andremo un domani, dopo. Quando dopo? L'abbiamo letto. Dopo il primo cielo e dopo la prima terra. Dopo. Andremo dopo. Bene. Quindi, 29:45 e 29:46. Quindi, verso 4 dice, asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro e la morte non sarà più. Quindi asciugherà ogni lacrima sarà asciugata. Se tu leggi Isaia 25, verso 8 dice, egli abisserà la morte in eterno. Il Signore Dio asciugherà le lacrime d'in su ogni faccia. Torrà via l'onta del suo popolo d'in su la sua terra, perciò che il Signore ha parlato. Queste cose sono state profetizzate ab antico e a Giovanni sono state mostrate. Benedetto il santo del Signore. Infatti dirà Prima Corinti, famoso Prima Corinti, capitolo 15, verso 26, dice che il nemico che sarà distrutto l'ultimo sarà la morte. La morte. Ecco qui, lacrime, morte, non vi sarà più dagli occhi loro e la morte non sarà più. Eccolo qua. E la morte, il nemico ultimo, non sarà più. Il peccato, la morte, la distruzione non vi sarà più. Più ancora al verso numero 54 dice, quando questo corruttibile avrà rivestita l'incorruttibilità e che questo mortale avrà rivestita l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta, la morte è stata abbissata in vittoria. O morte, ov'è il tuo dardo? O inferno, ov'è la tua vittoria? Ora, il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia il Dio, il quale ci dà la vittoria per lo Signor nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei diletti, state saldi, immobili, abbondanti del continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Amen. Gloria a Dio. Bene. Infatti, se io vado in Ebrei 2, verso 14, dice, poiché dunque che quei fanciulli
parteciparono la carne del sangue, egli similiantemente ha partecipato alle medesime cose, a ciò che per la morte distruggesse colui che ha l'imperio della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la loro vita soggetti in servitù. Amen. Gloria a Dio. Bene. Quindi, interessante notare, parimenti, non vi sarà più cordoglio, non vi sarà più grido, non vi sarà più travaglio, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva in sul trono disse, ecco, io fo ogni cosa nuova. Poi mi disse, scrivi. Perché gli ha detto scrivi? L'apostolo Paolo, quando salì in cielo, tornò, disse, io ho visto e ho udito cose che non è pur lecito parlarne. Invece a Giovanni gli fu detto, mentre stava lassù, scrivi, perché le cose che tu hai vedute e le cose che tu hai udite sono cose che tu dovrai dire, che dovrai raccontare. E questo vale anche per te. Le cose che tu hai udite in segreto le devi raccontare ai quattro venti. Le cose che tu odi, quando vai in comunità, quando vai appunto nella comunità, nella riunione con i santi dell'Altissimo, o attraverso questo video, o quando leggi direttamente la parola di Dio, sono quelle cose che quando ti capita devi dirle. L'Apocalisse ci è stata data per essere predicata, per essere insegnata, per essere raccontata, per essere annunciata anche in mezzo alle strade. Leggere un passo, spiegarlo. Se ti metti a strillare che rimani senza voce, ci metti 5 minuti. Magari parla un pochino più basso e durerai di più a parlare. Così puoi parlare anche 2-3 ore, visto che c'è il passaggio. È un buon modo, chi vuole ascoltare questo consiglio. Poi ognuno fa come vuole. L'Apocalisse va predicata, non va predicato solo Matteo, non va predicato solo Marco, Luca, Giovanni, Galati. No, la Bibbia va predicata tutta, dalla Genesi all'Apocalisse, va predicata l'Apocalisse, va predicato Daniele, va predicato Esodo, va predicato Levitico, che è il sacrificale, va predicato tutto. Ora una cosa, ora un'altra, come il Signore ci guida, come il Signore ci fa sentire. Questa è, sa, prova, questa è, scrivi, la lettera d'amore del Padre all'umanità, in particolare alla sua Chiesa. Perché in particolare alla sua Chiesa? Perché il mondo della Bibbia non vuole sapere nulla, mentre invece la sua Chiesa sì. Ora, la Chiesa, anche se il mondo non vuole sapere nulla, se gli capita, laddove possibile, gliel'annuncia, perché non sempre è possibile farlo. Se tu vai nelle 50 nazioni che si trovano all'estero, dove la Chiesa è perseguitata, dove se esci fuori e ti metti a predicare Cristo ti ammazzano e metti in repentaglio anche gli altri, tu mica gli puoi dire a questi andate per le strade, predicate Cristo, non lo puoi fare, devi essere responsabile, ecco perché bisogna essere, come dire, l'insegnante, lascia stare che tutti predichiate, tutti nel nostro piccolo annunciamo Cristo, ma insegnare è un'altra roba. L'insegnante non può essere giovane nella fede, perché sennò combina un sacco di pasticci. Tu immaginati un giovane nella fede che gli dice ai nordcoreani uscite fuori, predicate, e c'è qualche giovane che l'ascolta, perché è nato di nuovo e sai, sono maleabili quando sono giovani nella fede, esce fuori e ammazzano lui, a moglie, i figli, tutto, una strage, acchiappano tutti l'arti, fanno una strage, adesso pochi
poche settimane fa un mio parente è andato in, non voglio dire il posto, comunque nei posti diciamo arabi, perché è dovuto andare lì, e non si poteva neanche, guai se ti vedevano con una Bibbia, cioè rischi che ti prendono e ti arrestano. Quindi facciamo attenzione, non sempre, la parola di Dio poi è chiara, dove non ti vogliono in un posto, se vai via, se vai in un posto e non ti vogliono, non metterti a questionare, vai via, scuotiti la polvere, dice la parola, e vai via. Quindi dobbiamo stare attenti. Allora, dobbiamo essere maturi. Quando si è giovani nella fede si fanno tante cose sciocche. Io ve lo dico per esperienza, perché quando sono stato giovane nella fede di cose sciocche ne ho fatte tantissime. Ecco perché gli anziani siamo responsabili, poi tutti sbagliamo, eh? Io per primo, l'avete visto negli anni, chi mi segue, quanti errori ho fatto. Ho fatto anche dei peccati, l'ho confessati pubblicamente, gloria a Dio, assolutamente. Erano pubblici e andavano confessati pubblicamente. Però si presume che gli errori non vengano ripetuti e che ci facciano scuola. Perciò che queste parole sono veraci, sono fedeli, raccontiamo quello che è scritto, parliamo della parola di Dio. Io, dice il Signore, sono l'Alfa, io sono l'Omega, io sono il principio, io sono la fine, Gesù è l'albero che troviamo nel principio della Genesi e dell'albero della vita che troviamo alla fine dell'Apocalisse. Ma insomma, questa città, ma chi è? È una città? Non è una città. Allora, questa città, dice la Bibbia, dice Giovanni, che è una città. Quindi la Nuova Gerusalemme è una città. Il paradiso è un giardino. Perché è un giardino, Alessio? Vai al linguaggio originale, se tu leggi paradiso, significato di paradiso è giardino. Quindi sono giardini. Ma la Bibbia ci dice, ci parla anche di città. Quindi nel terzo cielo ci saranno città, alleluia, gloria a Dio, ci saranno città. Su chissà quello che c'è, cose inimmaginabili. Quindi certo che è una città, ma al contempo rappresenta ed è una persona, la sposa di Cristo. Perché Dio non abita in un tempio fatto di mattoni, come abbiamo letto in Prima Corinti capitolo 3, sempre in Prima Corinti capitolo 6, in Esodo, benedetto il nome del Signore, l'abbiamo letto, Esodo 29, qualcosa del genere, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Dio non abita in tempi fatti di mano d'uomo, perché il cielo e il suo trono e la terra, è scritto, è lo scanello dei, è lo sgabello, lo scanello dei suoi piedi. E quindi poi dice, a chi ha sete io darò. Quindi chi ha sete, chi è interessato, chi si studia di bere, di dissetarsi, di cibarsi della manna celeste, non delle cose di questo mondo. Chi desidera, uno dei comandamenti di Dio è quello di desiderare le cose di Dio, desiderare il partire. Ma questo farà parte di un'altra meditazione. Io darò in dono, non perché siamo bravi, perché ce lo meritiamo, perché abbiamo fatto questo, no, è tutto un dono della fonte dell'acqua della vita. L'acqua della vita, la vita è la via, la vita, la verità è Gesù Cristo, ricordate Giovanni, e l'acqua è lo Spirito Santo. Chi vince erederà queste cose, chi vince,
le proprie passioni, la propria carne, le proprie concupiscenze, lottare, combattere, parlare quando bisogna parlare, non tacere quando c'è da parlare e tacere quando non c'è da parlare, cosa molto difficile per tutti noi. Capire quando devo tacere, quando devo parlare, spesso non si ascoltano mai gli anziani, si dice no, io t'ascolto, sì, a parole. E quindi vincere è un combattimento, è una sofferenza. Tante sono le prove della vita, tante cose non si capiscono, tanta confusione c'è, specialmente oggi. Non si capisce il mondo spirituale, non si conosce il mondo spirituale né da una parte né dall'altra, eccetera, eccetera, eccetera. E certi insegnamenti è bene non darli perché già non si capisce l'ABC, pensa se ti metti a insegnare le cose più profonde, perché le conosci, perché le hai vissute. Allora chi vince erederà queste cose e il Signore sarà Dio, benedetto il nome del Signore. Quindi il principio, la fine, no? È Gesù Cristo, bene, è colui che ha detto tutto è compiuto, ogni cosa è compiuta, la morte sarà distrutta, bene. Quindi questo sacrificio d'amore, perché il Signore si è sacrificato al posto nostro e ci è stato preannunciato fin dall'Eden, quando al posto nostro ha sacrificato degli animali. Quindi erederà queste cose, il Signore ci sarà per Dio e noi gli saremo per figliuoli. Ma quant'è ai codardi, a quelli che hanno paura, a quelli di hanno paura di predicare tutto l'Evangelo per quello che è, a quelli che hanno paura di dire le cose perché la loro organizzazione gli chiude la bocca. A me mi viene da ridere. Lo farò un po' lungo sto video, tanto lo sto facendo apposta. Sto un po' abbassando le visualizzazioni del canale, lo sto facendo apposta, so come si fa. Perché, sì, io faccio i video perché spero che vedano più persone possibili, però più persone possibili non perdi tempo. Ma questa è un'altra storia. Qualcuno, non mi metto a fare nomi, qualche pseudo-messianico, ebreo pseudo-messianico, mi ha accusato, senza fare il mio nome, perché è un vigliacco, ma non solo lui, anche altri, no? Di non aver avuto successo. Siccome io non avrei avuto successo, mi sarei scagliato contro alcuni, per denunciare il loro peccato. Allora, intanto io ho fatto dei video e ho risposto, ho detto che non sapevo che noi cristiani fossimo in cerca di successo. Non l'ho mai saputo. Però, vabbè, loro parlano così, evidentemente loro hanno questa cosa qua. Qualcuno dirà, che c'entra questo con il passo apocalittico? C'entra, sto parlando dei codardi. E questo vale soprattutto per gli anziani, insegnanti e ministeriati. Io ricevetti la proposta molti anni fa, quando ancora non li conoscevo bene, dal mondo apostolico. E ricevetti la proposta, cioè anche lo statuto, da qualche parte. Quindi per avere lo statuto, com'è che c'ho lo statuto? Non è che ce l'ho, lo statuto non lo danno a chiunque, perché l'ho dovuto leggere, di o entrare a far parte, oppure essere affiliato, e anche altre proposte, e così io avrei potuto fare il successo
come lo chiamano loro, il successo, fare la carriera, avere una mega chiesa tutta piena, no? Ma voi vi immaginate l'apostolo Alessio, che schifo, mi viene il vomito. Il successo, no? Loro dicono, tu non hai avuto successo. Vedi, io, come dite voi, il successo non lo cerco e mi fa schifo. Io preferisco essere sconfinato, confinato, dilla come ti pare, senza, solo, solitario, con Cristo, che avere questo successo qua. Io avrei potuto avere successo, ma come dite voi, ma materialmente parlando, ipocriti. Altro che se ce l'avrei potuto avere. Ma a me non mi interessa il successo. Non mi è mai interessato il successo. E quando ho capito chi era questa gente qua, da canto mio gli ho dato un bel calcio, dove va dato, spiritualmente parlando, ovviamente, ci mancherebbe, è un modo di dire, e li ho mandati tutti a vatte la pesca, come dico sempre io. Perché vi racconto questo? Perché qui c'è scritto i codardi, quelli che per tenersi il pulpito, per tenersi il successo, per non perdere quello che hanno dentro l'organizzazione, compromettono il messaggio di Cristo. E io posso parlare, ho autorità, perché io non mi sono venduto, quindi io sono un esempio. Ed è tutto dove io ho le mail, ho tante cose. Non mi metto a far vedere nulla, non mi interessa. Il mio cognome è conosciuto qua a Roma. Si sa chi è evangelisti Alessio e anche gli altri evangelisti, che gli altri stanno da un'altra parte però. Ma vi posso dire che non pochi anziani e ministeriati non dicono tutto, non predicano tutto, perché sennò perdono quello che hanno. Ebbene, il Signore dice, chi vince, chi combatte, chi rinuncia a se stesso, chi va contro la codardia. Ci vuole il valore di Dio, il coraggio di Dio, ma se noi preghiamo e diciamo, Signore aiutaci, il Signore ci aiuterà. I uomini di Dio, specialmente oggi, quelli veri, non hanno molto seguito. Non hanno molto seguito. E più parli di Dio, più ti attieni e meno seguito c'hai. Fateci caso. Increduli, perché non credono ad Apocalisse 21. Non credono alla Nuova Gerusalemme. Non credono che oggi stesso potremo morire. Oggi stesso puoi morire. Oh, tu non ci credi. Eppure così, tu che stai guardando questo video, oggi puoi morire. Non puoi arrivare a finire la giornata. E che sarà di tutto quello che hai fatto? E di tutto quello che non hai fatto? Che sarà? Già, ma il diavolo non ti ci fa pensare, se sei così. Cari pseudomessianici, o voi volete fare la carriera, volete il successo? Io il successo gli sputo. Il successo, quello che voi chiamate successo, scusate il modo di parlare, ma io parlo così. Io gli sputo. I peccatori, gli abominevoli, i micidiali, i fornicatori, i maliosi, gli idolatri della propria organizzazione, del proprio presidente, del proprio vatte la pesca, tutti i mendaci, la parte loro sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Ci credi a queste cose? Ci credi? Non mi devi rispondere a me, i commenti sono chiusi. Manco te voglio sentire.
Io non sono il tuo pastore. Io sono un semplice predicatore piccolino del web. Porto insegnamento. Se ti è utile, lo prendi. Se non ti è utile, mandalo via. Dio ti benedica. Semplice. Molto semplice. Ce la fai a combattere? A rinunciare? Voi cattolici che mi seguite da una vita, da anni, e non lasciate la Chiesa cattolica? Perché non lasciate la Chiesa cattolica? Perché non credete a questo? È inutile che mi venite a dire a me, ah, io ci credo, Abbi. Lascia stare. Se tu non esci da Babilonia, lascia stare. Non illuderti. Non illuderti, non lo dice Alessio Evangelisti, lo dice la parola di Dio. Non illuderti, non vi è comunione fra la luce e le tenebre. Se tu stai coscientemente in un posto dove sono empi, apostati, che vi stai a fare? Già. Andiamo avanti. Allora venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene delle sette ultime piaghe e parlò a Meco dicendo: vieni, ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Mi trasportò in spirito sopra un grande ed alto monte e mi mostrò la grande città, la Santa Gerusalemme. Ecco qua. La sposa, la moglie dell'agnello, e poi gli fa vedere una donna, no, una città. Allora? Allora cosa? Dio abita nella Chiesa. La Santa e Nuova Gerusalemme, sì, è una città che rappresenta, raffigura la Chiesa di Gesù Cristo. E tutte e due le cose. Ci sarà una città, ma questa città non ha nulla al fatto che c'è una sposa ed è raffigurata in questa maniera. Giovanni vide quello che vide, vide questa santa città e ci fa capire che è la sposa di Cristo. E questo combacia perfettamente con il discorso biblico. Vedi appunto Prima Corinti 3, Prima Corinti 6. Esodo l'abbiamo letto che era il capitolo 29 o qualcosa del genere. Che scendeva dal cielo da presso a Dio, ripete da presso a Dio. Che aveva la gloria di Dio, benedetto il santo nome del Signore, e il suo luminare era simile ad una pietra preziosissima, a guisa di una pietra di diaspo trasparente come cristallo. Vogliamo vedere Isaia 60, verso 19, dice: tu non avrai più il sole per la luce del giorno, e lo splendore della luna non ti illuminerà più, ma il Signore ti sarà per luce eterna, e l'Iddio tuo ti sarà per gloria. Il tuo sole non tramonterà più, la tua luna non iscemerà più, perché il Signore ti sarà per luce eterna, e i giorni del tuo duolo finiranno. Abbiamo detto che tutto questo è per gentili ed ebrei. Poi dice: una pietra preziosissima, una pietra preziosissima. Se noi leggiamo Ezechiele capitolo 1, dice che nell'anno 'Splendore', insomma, parla di tutto quello che lui vide, vedi? Un tale era a forma, avevano sembianza di uomini, avevano quattro facce, vede tutto quanto, e vede la gloria di Dio, se lo leggete tutto, no? Vedi, parla, sembianza di ciò che era, un mare di cristallo, simile a cristallo, che poi tutto questo sarà rivisto nella Apocalisse, eccetera, eccetera, eccetera. Ancora in Daniele 10, no?
Verso 5 dice, ecco, un uomo vestito di panni di lino, eccetera, eccetera, eccetera. Questo qui, che è Gesù Cristo, sarà rivisto in Apocalisse 1, verso 13. Benedetto il nome del Signore. Ora, qui nel verso numero 12 dice che aveva questa città un grande alto muro e aveva 12 porte, quindi aveva un grande e alto muro. Questo alto muro potrebbe essere, giusto o sbagliato che sia, vi ricordate in Efesi, capitolo 2, dove c'è tutta la descrizione di quello che leggeremo da adesso in poi, non solo il muro, dice che egli è la nostra pace, il quale ha fatto dei due popoli uno, vedete quello che ho letto prima, che i nuovi cieli e la nuova terra saranno, sia come abbiamo letto nell'Antico Testamento, in Isaia 65, vedi anche il 66, no? Sono sia per i gentili che per gli ebrei, quindi dei due popoli uno, avendo disfatta la parete di mezzo che faceva la separazione, quindi questa parete separava i due popoli. Allo stesso tempo, qui abbiamo, aveva un grande ed alto muro, troviamo nuovamente un muro e all'interno di questo muro ci sono questi due popoli e questo muro adesso andrà a separare nuovamente quello che è stato separato nella Genesi. Le tenebre dalla luce, nulla di impuro vi entrerà. Aveva un grande ed alto muro e aveva 12 porte e in su le 12 le porte 12 angeli dei nomi scritti di sopra, che sono i nomi delle 12 tribù dei figlioli di Israele. Interessante notare che prima parla di angeli, poi parla delle 12 tribù dei figli di Israele. Andiamo avanti, verso 13, questo ce lo illustrerà meglio dopo. Dall'Oriente vi erano tre porte, Oriente, dal Settentrione tre porte, Settentrione, dal Mezzogiorno tre porte, Mezzodì, dall'Occidente tre porte, Occidente. 3, 3, 3, 3, sempre in onore alla Trinità. Abbiamo 4 volte 3 e abbiamo Oriente, Settentrione, Mezzogiorno che è Sud e Occidente. Quindi abbiamo i 4 punti cardinali, i 4 Vangeli, i 4 angeli dell'Apocalisse, la croce fatta a 4. Apocalisse capitolo 20 parlerà di Gog e Magog dai 4 canti della terra e così via discorrendo. E il muro della città aveva 12 fondamenti, sopra quelli erano 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. Efesi capitolo 2, Efesi capitolo 2 verso 20 dice, essendo edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù stesso la pietra del capo del cantone, in cui tutto l'edificio è ben composto, cresce in tempio santo del Signore, nel quale ancora voi siete insieme edificati per essere un abitacolo di Dio in spirito. Ecco che cos'è tutto questo. Verso 15, e colui che parlava meco aveva una canna d'oro da misurare la città e le sue porte e il muro. Misurare, fratelli miei, tutto sarà misurato. Nessuno potrà entrare in questa città con i propri ragionamenti, con la propria dottrina, con il proprio Vangelo, con il proprio amore. Molti presentano l'amore, sì, ma non l'amore biblico, l'amore tuo, che differisce molte volte dall'amore biblico. Perché l'amore biblico è diverso dall'amore carnale, dall'amore dei pseudocredenti, dei tutto amore. È molto diverso. E quindi tutto sarà misurato. E è scritto in Matteo 22,
Matteo 22, verso 12, disse: amico, come sei entrato qua senza aver vestito da nozze? E colui ebbe la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori: legategli mani e piedi, toglietelo e gettatelo nelle tenebre di fuori. Ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti. Cosa fa tutto questo? L'amore di Dio. Perché l'amore punisce il peccatore. Tu immaginati qualcuno nel mondo che commette omicidi, assassinati, chi più ne ha più ne metta, e poi non venga castigato, non venga rinchiuso affinché possa smettere di nuocere alla società. Bene, Dio fa la stessa cosa, perché è amore, perché è giusto. Benedetto il nome del Signore. E la città era di figura quadrangolare, e la sua lunghezza era uguale alla sua larghezza. Egli misurò la città con quella canna ed era di 12.000 stadi, la lunghezza, la larghezza e l'altezza erano uguali, era forma quadrangolare. Cosa vi ricorda questo? Ve lo faccio vedere, non svenite. Allora, cos'è questo? Cos'è questo? Questa è la pietra quadrangolare che si trova nella Mecca. Eccola qua. Questa qua. Eccola qua. Cosa fanno i musulmani? Da dove l'hanno presa? Questa qua gli è stata data da Satana. Non so se addirittura dicono che questa fosse scesa dal cielo. Non mi ricordo, io non sono un di Islam, non ci capisco niente. E, mi sembra che dicono questo. Perché stanno blasfemando. Stanno blasfemando. Quello che abbiamo letto qua, che la Nuova Gerusalemme scenderà dal cielo e che ha forma quadrangolare, in blasfemia di questo, Satana gli fa fare questo. Eccola qua. Eccola qua. Guardate. Quadrangolare. Vedete Satana come imita le cose di Dio? Satana è la scimmia di Dio. Vedi, poi c'è questa qua che loro venerano. Questa pietra, come nella Nuova Gerusalemme ci saranno delle pietre. Vedete cosa gli fa fare Satana? Vedete? In blasfemia, vedete? Questo gli fa fare. Ecco qua. Ecco qua. Guardate. Pure loro dicono, no, noi non adoriamo. No, poco. Ecco qua. Bene. Allora. Ma tutto questo non ha nulla a che vedere con quello che fanno nell'Islam. Misurò ancora il numero di essa, era di 144 cubiti, a misura d'uomo. Perché a misura d'uomo? Perché tutto questo, la salvezza, è per l'uomo. Non è per gli angeli. È per l'uomo. Gli angeli che sono caduti non hanno più speranza. A loro li aspetta in primis l'abisso per 1000 anni. E poi lo stagno di fuoco, che era quella dell'angelo. Perché dell'angelo e l'uomo? Perché è scritto in Galati che gli angeli hanno partecipato, dovrebbe essere Galati 3, hanno partecipato all'opera. Infatti, perché dunque fu data la legge, fu aggiunta per le trasgressioni finché fosse venuta la progenie alla quale era stata fatta la promessa, essendo pubblicata dagli angeli per mano di un mediatore. Cioè gli angeli hanno partecipato alla consegna della Torah. Questo è un dato di fatto, ne abbiamo già parlato. E la fabbrica del suo muro era di diaspro. Qui queste... Tutte queste pietre, ognuna ha il suo significato. L'oro sta per tante cose, per la deità.
la sapienza vale più dell'oro, l'oro indica tante cose, la deità soprattutto, simile a vetro puro, la trasparenza, la verità, la lealtà, l'essere trasparenti, l'essere senza macchia, eccetera, eccetera, eccetera. I fondamenti del muro della città erano adorni d'ogni pietra preziosa. Il primo fondamento era di diaspro, zaffiro, calcedonio, smeraldo, sardonico, sardio, crisolito, berillo, topazio, crisopraso, giacinto, ametisto, erano 12, e le 12 porte erano di 12 perle. Troveremo scritto altrove che noi abbiamo la perla di grande valore, Matteo 13. Matteo 13, verso 46. Trovata una perla di grande prezzo, va e vende tutto ciò che egli ha e la compra. Cioè, noi lasciamo tutto per Cristo, rinunciamo a noi stessi per Cristo. E ciascuna delle porte era di una perla, e la piazza della città era d'oro puro, a guisa di vetro trasparente, e io non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore abita dentro di noi. Poiché il Signore Dio onnipotente e l'agnello, vedete la Trinità, il Signore Dio onnipotente e, congiunzione, l'agnello è il tempio di essa. E la città non ha bisogno del sole, abbiamo letto in Isaia, né della luna, a ciò che risplendano in lei, perché la gloria di Dio illumina e l'agnello e il suo luminare, la gloria di Dio li illumina, quindi la gloria di Dio li illumina e l'agnello è il suo luminare, vedete la Trinità, e le genti cammineranno al lume di essa, e i re della terra porteranno la gloria, l'onor loro in lei. Le porte di essa non saranno già mai serrate di giorno, perché la porta è Cristo e sarà sempre accessibile a tutti per l'eternità, perciò che ivi non sarà notte alcuna. In lei si porterà la gloria, l'onore delle genti, niente di immondo o che commetta abominazione o falsità entrerà in lei, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Quindi non tutti saranno salvati, ma solo quelli che sono scritti. E chi sarà scritto? L'abbiamo letto prima. Quelli che vincono. Chi vince erederà queste cose, e i codardi e gli increduli e i peccatori e gli abominevoli e i micidiali e i fornicatori e i maliosi e gli idolatri e i mendaci andranno nello stagno ardente di fuoco. Questo è il messaggio dell'Evangelo di Gesù Cristo. Vi credi? Non lo devi dire a me. A me tu non mi devi dire, io ci credo, sai, non mi interessa. Dio conosce il tuo cuore. Ovviamente mi interessa, altrimenti non farei questo video. Ma non mi interessa essere preso in giro. Dio lo sa, se io credo, se tu credi, se veramente credi. Chi crede vive queste cose. Chi è più santo si santifichi di più, e l'empio sia sempre più empio. Perché c'è una strada, la strada si prosegue, si cammina, si va avanti, e chi è santo sarà sempre più santo, perché camminando nella santità si è sempre più santi, si cresce, ci si avvicina a Dio, il corpo si spegne, il corpo fisico si invecchia, si ammala, si spegne, e lo spirito si accende sempre di più, somigliando sempre di più al Signore. Viceversa, l'empio, camminando, un abisso ne chiama un altro, un peccato ne chiama un altro, una condizione critica va sempre via più ad aggravare il peccato, e quindi sarà sempre più peccatore.
i suoi occhi, a forza di guardare, 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 non saranno mai saziati. E poi alla fine farai la fine di Sansone, che perderà gli occhi. Attenzione, adesso Sansone è un'altra storia. Sansone poi si salvò, ma attenzione, perché tu non ti salverai. Questa è un'altra storia adesso. Chi fa queste cose non vedrà la gloria di Dio. Questo è il messaggio, questo è il senso letterale spirituale di Apocalisse 21, verso per verso. La Nuova Gerusalemme è una città, e allo stesso tempo è la Chiesa di Gesù Cristo, la sposa dell'Agnello, formata da tutte le nazioni del mondo, in primis dagli ebrei, tutti quanti gli altri. Cosa farai davanti alla santa parola di Dio? Qual è la tua decisione? Devi prendere una decisione. In mezzo a tutta questa grande confusione che oggi c'è nel seno della Chiesa, una grandissima confusione. E molti pensano di non essere confusi, eppure loro stanno nella confusione. Ma questa è un'altra storia. Dio vi benedica. Con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà, ci si vedrà al prossimo videoprogramma. Shalom. Lo facciamo pubblico. Ok, e adesso lo potete vedere. Ho registrato in streaming. Sì. Termina.